Bene, come si è arrivati a realizzare le core facility che oggi qui vedete? È stato un lavoro lungo. Anzitutto diciamo che qui sono collocate apparecchiature scientifiche per alcuni milioni di euro, una parte non irrilevante dei 9 milioni di euro di apparecchiature scientifiche che costituiscono il patrimonio del Dipartimento di Agraria. C'è stato poi un investimento di circa 500.000 euro per risistemare questa struttura che si compone di sei laboratori multidisciplinari e di tre impianti pilota che quindi riguardano i vari ambiti di ricerca nel settore agroalimentare senza trascurare poi anche l'analisi sensoriale, che quindi consente di dare una valutazione anche organolettica e, ripeto, sensoriale degli alimenti, molto importante ai fini della loro collocazione sul mercato. È una struttura della quale noi siamo obiettivamente orgogliosi e fieri, che ci auguriamo possa davvero contribuire a consolidare e rilanciare il ruolo importante della nostra provincia nel comparto agroalimentare nazionale. Allora, queste core facilities di Agraria sono un insieme di laboratori, per l'appunto 9, di cui alcuni sono rappresentati da impianti pilota ed altri da laboratori di analisi e caratterizzazione degli alimenti e dei materiali di confezionamento. In particolare, i laboratori pilota riguardano i processi di trasformazione, quali panificazione e pastificazione, ma anche la vinificazione, la produzione di spumanti, la produzione di birra, in particolare birra artigianale, e le produzioni lattiero-casearie. Cosa si può fare in questi impianti pilota? Ecco, in questi impianti pilota si può fare sicuramente attività didattica, e questo è uno degli obiettivi di queste core facilities, consentire ai nostri studenti di fare attività pratica, di vedere nello specifico come si realizzano gli alimenti, ma sono laboratori dedicati anche alla ricerca, siamo pur sempre un'università, ricerca di base, ma anche ricerca industriale e quindi la realizzazione di nuovi prodotti alimentari, alimenti funzionali, nuovi processi produttivi per alimenti già esistenti, il tutto per realizzare un prodotto che è pronto per lo scale-up industriale.